Da sempre vari brand cercano di trovare un connubio tra moderno e vintage per trovare la soluzione perfetta e accattivanti per vecchi e nuovi amanti della fotografia. C'è chi ne fa la propria bandiera, come in alcuni brand, e c'è chi invece cerca di creare un prodotto mirato che sia all'altezza del compito. Oggi parliamo di una macchina che ha portato con sé un po' di sorrisi e soprattutto grandissimo hype tra gli appassionati Nikon. E sto parlando ovviamente di lei, la nuova Nikon ZF. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. They wouldn't let me. Nah. Man's gal wanna come undress me. Prima di entrarci e parlare della camera, devo mettervi in chiaro ovviamente una cosa semplice. Nikon Italia mi ha mandato la camera da recensire, ma non mi ha assolutamente pagato per fare questo video. Tutto quello che sentirete in questo video sono mie opinioni senza filtri e ovviamente frutto di alcune settimane di utilizzo della camera. Fine, non c'è nient'altro. Partiamo quindi parlando di estetica ed ergonomia. Come ben sapete, Nikon si è ispirato alla sua serie analogica FM per fare il design di questa macchina e secondo me l'ha fatto in maniera molto azzeccata. Questa macchina fa così scena che alcuni ragazzi da New Orleans mi hanno fermato durante una sessione di street per farmi alcune domande sulla fotografia e anche per chiedermi un consiglio. Tornando a parlare della macchina, la cura del dettaglio, del form factor, delle ghiere e della pelle è davvero altissima. Mi è piaciuta assolutamente la scelta di indicare l'apertura della lente su uno schermino appositamente dedicato, come si faceva nella serie analogica per quanto riguarda l'esposizione, se non mi ricordo male. Dovevano pur metterlo da qualche parte e secondo me farlo in questo modo è stata una scelta azzeccatissima sia di utilizzo sia di design. Guardandola dall'alto e partendo da sinistra abbiamo l'ampio selettore delle modalità da manuale alle varie priorità e la ghiera degli ISO. A destra invece troviamo la ghiera dei tempi, molto simile a quella degli ISO, ma con sotto anche il selettore foto, video e bianco e nero. Poi abbiamo il pulsante di scatto con selettore on off, la ghiera per l'esposizione e il pulsante rec per quando siamo in modalità video. Dietro troviamo lo schermo per il vlog, ovvero quello che si apre lateralmente e ruota a 360 gradi, poi i soliti pulsanti Nikon che tutti noi conosciamo. Davanti abbiamo invece semplicemente il solito pulsante per liberare la lente e un pulsante custom. È assolutamente ottimo il fatto che hanno resistito alla voglia di piazzare altri pulsanti custom, perché secondo me avrebbe inquinato molto l'estetica del prodotto. Ovviamente oltre a tutto questo abbiamo le ghiere su indice e pollice per il controllo dei tempi e diaframma. Passando al sotto invece abbiamo la solita vite per il treppiedi e il vano in batteria che ospita la solita batteria Nikon e due schede, una scheda SD e una scheda micro SD di cui parleremo tra poco. Ovviamente ci rimane il lato delle connettività, dove abbiamo l'USB da 3.2, abbiamo il jack per le cuffie, il jack per il microfono e il micro HDMI. Prima di parlare delle prestazioni e rimanendo comunque sul discorso ergonomia e design, ho alcune opinioni da esprimere, quindi mettetevi le cinture perché sarà un percorso abbastanza tortuoso. Partiamo quindi parlando del discorso grip small rig. Praticamente è un must se dovete utilizzare questa camera che sia per 10 minuti oppure per ore. Purtroppo non c'è modo di addolcire la pillola qui, la macchina secondo me senza grip è pressoché inutilizzabile. La domanda sorge spontanea quindi, perché la serie analogica Nikon quindi non aveva questo problema, nonostante la ZF abbia addirittura un piccolo bump in più per migliorare l'ergonomia? Indagando bene e riflettendo, secondo me le motivazioni sono due. Noi al giorno d'oggi siamo abituati ad operare una macchina del genere con la doppia ghiera su pollice e indice ad una mano sola, perché abbiamo anche l'aiuto della messa a fuoco automatica. Invece ai tempi del rullino non penso che utilizzassero la macchina come la utilizziamo noi ad una mano sola, sia perché la regolazione delle aperture della lente avveniva in lente, quindi dalla mano sinistra, sia perché il caricamento del rullino non sarebbe stato così fattibile da fare tenendo la macchina ad una mano. Arriviamo quindi al secondo punto, l'abitudine data dall'evoluzione del mezzo. Dovendo tenere in check sia l'apertura della lente sia la messa a fuoco, la mano sinistra non era un mero supporto una volta, ma secondo me la mano principale e la mano che teneva la macchina, mentre la mano destra era semplicemente incaricata del pulsante di scatto, oltre che ovviamente al caricamento del rullino. Detto questo, ho rivalutato la questione grip in maniera molto sostanziale, nel senso che la macchina è fatta per essere bella anche da vedere e da avere, e secondo me è molto più bella senza grip che con.
Quindi il fatto che il grip sia un accessorio da montare non mi dà così tanto fastidio. Piccola nota, avrei preferito che il grip fosse stato creato da Nikon appositamente e non da terze parti, ma questa è una roba soggettiva. Questo perché all'inizio l'ho sentito tanto come una toppa creata per un fattore ergonomico piuttosto che una scelta di design. Ultima cosa, con il grip però diventa leggermente più scomodo utilizzare la ghiera davanti, quella per l'apertura. Parliamo adesso di un argomento piuttosto scottante, ovvero questa scelta azzardata di farla di colori diversi, così come la serie ZFC. Qui ho veramente bisogno del vostro parere per quanto riguarda questa questione qui, quindi fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate, e dato che ci siete lasciate anche un like per supportare il canale, che male non fa ed è il miglior modo di supportare. Allora, per me è un argomento scottante perché per quanto siano carine le versioni colorate, c'è una sorta di immaginario comune a cui dobbiamo far fronte quando si parla di colorazione di macchine. La prima cosa che viene in mente quando parliamo di customizzazione è prima quella fai da te per macchine analogiche abbastanza vecchiotte, come questa pratica che ho comprato su eBay a pochi euro, e sia per quanto riguarda macchine più moderne come magari una A7 III, quando troviamo quelle skin che sono in finta fibra di carbonio, cose del genere. Ovviamente esistono anche delle customizzazioni più serie, come per esempio Shuedo, che in Giappone fa le customizzazioni di Leica oppure delle Contax oppure di vecchie Canon analogiche, però il livello è davvero tutt'altro. Io adoro, ci tengo a sottolinearlo, la versione nera che ho utilizzato io. Secondo me spacca e secondo me dovrebbe essere la versione base per tutti. Quello che però penso è che le macchine delle altre colorazioni, oltre al nero e al grigio, perdano un pochino dal punto di vista del costo percepito. Secondo me non è una questione di tipologia di colore, ma più come strategia di presentazione. Mi spiego. Secondo me fatte così, come se fossero le nuove versioni colorate di un nuovo smartphone, perdono veramente veramente tanto. E quindi mi sembrano un po' giocattolose e forse anche da prendere poco sul serio. Infatti se fossi stato nel panni di Nikon qua, avrei scelto una strategia di marketing un po' più diversa. Invece di creare vari colori in maniera, mettiamola così, randomica per la propria macchina, per invogliare un target più giovanile, avrei fatto come fa Leica, per esempio, che fa magari delle limited edition della propria camera, oppure come fa Ricoh, per esempio, che ha la versione street della GR3 che magari ha il cerchiolino in arancione. Bastava secondo me veramente poco per alzare il percepito di questa camera per i due target secondo me per cui è stata creata, ovvero il giovane content creator che adesso è passato a Nikon o che vuole passare a Nikon, e ovviamente il fan Nikon sfegatato, patito dell'analogico, che ha Nikon da vari anni o magari anche da quando ha cominciato. Andiamo quindi oltre e andiamo purtroppo qui a toccare un altro paio di note dolenti. Io l'ho utilizzata sia con lenti adattate che con il 28 mm che mi ha mandato Nikon, e il problema è che se attacchiamo una lente importante qua si sente. Purtroppo viene accentuato tutto quello che vi ho detto prima sull'ergonomia, e la macchina diventa sbilanciata ovviamente anche se abbiamo montato il grip. E questo l'ho sentito particolarmente quando ho scattato qui in studio alcuni ritratti con Erin, che potete vedere adesso, dove ho utilizzato anche il 14-24 Sigma e il 24-70 sempre Sigma Art, che sono due lenti abbastanza importanti, utilizzando l'adattatore FTZ. Altra nota dolente quindi è che se vogliamo mantenere un setup leggero con questa camera e rimanere sul look vintage, abbiamo poche lenti a disposizione. Ok, allora adesso fermiamoci un attimo con i punti dubbiosi o negativi e parliamo di alcune cose che mi sono piaciute. Vi sembrerà una cazzata, ma una cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'oculare rotondo di Nikon. Allora, io sono possessore di Nikon da più di 8 anni, quando 8 anni fa appunto ho cominciato a scattare, e vi posso dire una cosa: niente gridava più pro che l'oculare rotondo delle full frame Nikon. Vi giuro, io avrei speso dei soldi in più soltanto per avere, che cavolo ne so, sulla mia D3200 che avevo all'inizio l'oculare rotondo. Infatti apparteneva solo alla fascia alta delle full frame Nikon, e quindi quando lo vedevi su una camera dicevi: ok, allora questo qua è un professionista perché ha la camera che costa o comunque è di fascia alta. Sono molto felice che, nonostante il look vintage di questa camera, Nikon abbia deciso di non fare l'oculare come avevamo nell'entry level delle camere passate, delle reflex passate, ma come la fascia pro
che ha sempre avuto. Se c'è una cosa che dimostra che questa camera è stata fatta per content creator, secondo me, è lo schermo con apertura laterale. Per me è stata una scelta azzeccatissima che ho rivalutato nel tempo mentre provavo la camera. Da una parte la possibilità di potersi vedere e vloggare, con anche la possibilità di avere una libertà più grande dal punto di vista delle prospettive. E dall'altra invece la possibilità di chiuderlo andando a completare innanzitutto il design vintage Nikon nuovo con la pelle nera dietro, e dall'altra parte avere una sessione di street photography un po' meno inquinata, se così vogliamo definirla. Un'altra chicca di cui vorrei parlarvi, ma non vorrei dilungarmi molto, è il selettore bianco e nero che troviamo sotto la ghiera dei tempi. Infatti questo non sarà utile a molti, ma a me in particolare fa piacere averla. Infatti sia sui miei set di ritratto, sia quando faccio street, a me piace switchare in bianco e nero per controllare le luci e i contrasti. Ovviamente scattando in RAW però la foto esce a colori. Ultima questione di cui andremo a parlare è questo doppio slot che abbiamo in camera. Infatti qua abbiamo uno slot singolo SD e uno slot micro SD nel vano batterie. All'inizio l'ho percepito come se fosse una toppa il fatto che non abbia il doppio slot, ma poi ragionando ho pensato: ma perché ogni camera non ha questa cosa? Secondo me è una genialata. Cioè, vi spiego meglio, secondo me ogni camera, sia che abbia un singolo slot per SD, che è il doppio slot, che CF, che quello che volete, dovrebbe avere anche uno slot micro SD nel vano batterie. Se ci pensate, infatti è la soluzione meno costosa ad avere una memoria interna. Ovviamente la soluzione più figa e più bella è quella che tutti vorremmo nel 2023, è quella di avere una memoria interna molto veloce, magari un 512 giga, un tera, ma secondo me da qui finché i brand non capiranno che questa memoria ci serve, sarebbe molto bella averla, avere uno slot micro SD nel vano batteria sarebbe veramente top. Infatti quello che farei io è tenere dentro la micro SD 24/7, cioè sempre, non la toglierei come farei con una scheda SD, ma la terrei interna alla macchina per fare finta che sia una memoria interna, appunto. Arriviamo infine alle prestazioni fotografiche di questa macchina e vi devo dire come mi sono trovato e le sue feature. Qui abbiamo un sensore molto bilanciato da 24 megapixel, che secondo me è stato sia azzeccato sia la soluzione ideale per una macchina che deve essere versatile. Abbiamo anche la Color Science di Nikon, che è quella che io utilizzo nelle mie foto da sempre e con cui mi trovo davvero davvero alla grande. La qualità dei RAW è quella a cui siamo abituati e il processore che abbiamo in camera è l'Xpeed 7, ovvero lo stesso delle serie Z8 e Z9, ovvero quello che ho io sulla mia Z8. In RAW la raffica che abbiamo è di 14 fps e in JPEG abbiamo 30 fps, che secondo me sono tutto quello che ci serve per scattare nel 99% dei casi. Per quanto riguarda l'autofocus, l'ho provato sia con lenti adattate che con il 28 mm mi ha mandato Nikon, perché io di mio non ho varie ottiche Z, e vi devo dire che mi ci sono trovato uguale a come mi trovo con la Z8. E l'ultima cosa per quanto riguarda la mia esperienza fotografica è che ho provato a utilizzarla in tethering per le foto che sto facendo ultimamente qui in studio, e si vede che la camera non è stata fatta per quello, soprattutto per il fatto che non ha il mount per il supporto che deve tenere il cavo attaccato alla camera in modo che non si rompa. E una cosa che mi ha reso quasi impossibile scattare in tethering è il fatto che in questo momento, cioè il momento in cui sto registrando questo video, Capture One ancora non supporta la macchina fotografica, e mi spiego meglio. In JPEG riusciamo a scattare e riusciamo a farlo anche se in verità il supporto non ci sarebbe ufficiale, però appena impostiamo la macchina in RAW in verità lo cambia in JPEG in macchina senza che noi ce ne accorgiamo. Infatti prima di fare il set con Erin ho fatto un altro set e tutte le foto di quel set sono in JPEG e io non me ne sono accorto. Invece per quanto riguarda la sessione di Erin, sono riuscito a fare un magheggio grazie alla pinza magica di Temu e sono riuscito a scattare lo stesso, anche se su Capture One vedevo solo i JPEG. Nel senso che su Capture One vedevo i JPEG, come è successo nello shooting prima, ma nella cartella mi trovavo lo stesso i RAW. Quindi, ripeto, si vede che la macchina non è fatta per questo utilizzo qui, ma non mi ci sono trovato così male. Arriviamo quindi a parlare del lato video, ma qui devo fare una premessa: non ho avuto abbastanza tempo per approfondirlo, quindi queste sono le mie opinioni per quanto riguarda quello che sono riuscito a vedere del lato video e quello che so effettivamente della camera. E qua non ho tantissime cose belle da dire, nel senso che ci troviamo davanti al comparto video che è solito Nikon, quindi un po' scarno, e questa secondo me è una lacuna piuttosto importante, perché nonostante le macchine
macchine diventino più veloci e più performanti, il comparto video, per come è fatto, ha sempre delle lacune rispetto alla concorrenza. Infatti, per esempio, non riusciamo a vedere nemmeno il bitrate a cui stiamo registrando. Poi non è presente il ProRes, ma abbiamo solo l'H265 e l'H264. E la cosa che più mi dà fastidio, ovvero il crop quando andiamo a registrare in 4K a 50 o a 60 fps, che capisco può essere dato da surriscaldamento, ma per un content creator, secondo me, anche registrare dei b-roll che durino 20, 25, 30 secondi massimo sarebbe una bella cosa. Quindi avere il filmato principale, per esempio, in 4K 25 senza il crop, e avere dei b-roll che si possono registrare fino a 20 secondi per una questione di surriscaldamento, ma che è possibile farlo senza nessun crop. Secondo me, per un content creator, per esempio come me, sarebbe ottimo. Nonostante tutto questo, penso che per un content creator l'H265 a 10 bit con l'Analog, quindi il log proprietario di Nikon, sia sufficiente e sia un'ottima soluzione. Semplicemente è un peccato avere così poca scelta per una macchina dedicata alla content creation. Arriviamo quindi alla conclusione di questo video, e quindi per chi è questa camera e ha un senso? E quello che vi posso dire è che nonostante Nikon abbia voluto puntare su due categorie e due target che sembrano molto lontani tra di loro, penso che abbiano fatto davvero davvero una bella mossa. Da una parte abbiamo i content creator run and gun che magari si aspettavano e attendevano una Z6 III e che invece si trovano questo gioiellino con il processore della Z8 e un autofocus molto performante e lo schermo per vloggare oppure per fare video in una maniera un po' più libera. Mentre dall'altra parte abbiamo fotografi street, amanti della pellicola o comunque di quel look vintage e innamorati di Nikon come brand, che possono avere un gioiellino all'avanguardia, moderno, con un sensore da 24 megapixel che è praticamente adatto a qualsiasi tipo di utilizzo. E ovviamente per chi non è questa camera, non è per chi la vuole rigare per fare dei video, cioè nel senso penso che si possa fare ma non penso sia il top in questo caso, e nemmeno per quelli che oltre a fare content creator fanno dei video un po' più professionali e hanno bisogno magari di qualche feature in più, come può essere il RAW o come può essere il ProRes o come può essere magari il 4K a 100 fps, come nel mio caso in alcuni lavori. E ovviamente non è nemmeno per quelle persone che beneficerebbero da più risoluzioni, ovvero quelli che magari fanno scatti fashion e in studio. Per entrambi questi casi penso che la scelta più adatta magari sia una Z9 oppure una Z8, come ho fatto io personalmente. Detto questo, spero che sia tutto quello che dovevo dire su questa camera. Ovviamente saranno mancate qualche informazione qui e là, ho cercato di fare il meglio per il tempo che sono riuscito ad averla e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti a riguardo. E infine ringrazio Nikon per avermi mandato la camera con il 28 mm e avermela fatta provare. Magari la prossima volta riusciamo a fare anche un'anteprima, chi lo sa. Detto questo, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina, c'è anche il canale Telegram in cui posto degli aggiornamenti in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video.